salva Giannelli sul colpo di prima intenzione, giustamente. E poi l'attacco di Zaitsev, tocca Russell e finisce 15-8. Quindi Modena si porta a casa la Supercoppa. Finisce così con l'Itas Trentino che vede sfilare sui titoli di coda la Supercoppa italiana, che in quel di Perugia finisce nelle mani di Modena. Ma il film e le scene che in terra ombra la squadra di Lorenzetti ha costruito sono le premesse per una stagione che promette emozioni trentine da rivedere nei palazzetti di Superlega d'Europa, anche se proprio il tecnico gialloblu sottolinea che abbiamo subito in cose, soprattutto in un aspetto della pallavolo, che sapremo può essere, non dico il nostro tallone d'Achille, però quello che ogni tanto ci farà soffrire, non tornare a casa senza questa coppa, però con la consapevolezza che questa squadra ci può stare e che dovrà lavorare. Poi passiamo ai giocatori Grebennikov e Russell, attori dell'Itas Trentino. Il tie break si gioca su niente, penso che abbiamo sbagliato un po' troppo in battuta, ma è così, abbiamo avuto tanto piacere di giocare insieme, abbiamo fatto un bel weekend penso, peccato che se finisce così, ma Modena meritava questa vittoria. Secondo me adesso sappiamo poche cose dove dobbiamo imparare e migliorare, e adesso questa settimana e dopo dobbiamo allenare.